Questo video nasce da un'esigenza, vale a dire integrare i video precedenti sulla Rivoluzione francese che secondo me non fanno emergere un aspetto invece fondamentale. Se non li avete guardati vi consiglio di guardarli così potete capire bene insomma anche le varie citazioni che farò in questo. Ho detto della Rivoluzione francese che è un periodo in cui la storia si apre alla modernità e appunto ci sono dei grandissimi cambiamenti a livello sociale. Eppure ho parlato solo di protagonisti maschili, come se protagoniste femminili nella rivoluzione non ce ne fossero state. Beh, non è così. Ci sono state moltissime donne protagoniste della rivoluzione francese e per la prima volta davvero anche loro hanno contribuito a un dibattito pubblico ricchissimo proprio grazie alle loro idee. Di Maria Antonietta si parla sui libri. Delle donne di cui vi parlo oggi, sì e no. Alcune sono citate come moglie di, come figlia di, ma la verità è che anche loro hanno contribuito a rendere quel dibattito così vivo e vivace. La prima donna di cui vi parlo, è una donna che ha rappresentato la Rivoluzione francese più di ogni altra, anche se in realtà non è mai esistita. Sto parlando di Marianna in italiano, che è appunto la donna simbolo della Rivoluzione francese, quella giovane donna che vedete raffigurata su francobolli, statue, dipinti, con il berretto frigio, capelli sciolti, di solito vestita in maniera, povera. Probabilmente il dipinto più famoso che avete in mente è quello di Delacroix, La libertà che guida il popolo, con appunto la Marianne che ha, in mano la bandiera francese. Ecco, la Marianne rappresenta quegli ideali della rivoluzione francese di liberté, égalité, fraternité che trovano appunto in lei un simbolo. Il nome deriva forse da una canzone popolare o dal nome della prima modella che l'ha impersonata, mentre il berretto frigio che indossa è o il berretto che indossavano gli schiavi liberati nel mondo greco-romano, quindi ha un forte valore simbolico. O, secondo altre fonti, è invece il berretto dei carcerati di Marsiglia, imprigionati perché antimonarchici. La prima modella, appunto, aveva probabilmente questo nome, ma non è certo stata l'unica. Moltissime attrici famose anche del secolo scorso si sono calate nei panni della Marianne, una su tutte, Brigitte Bardot. La seconda donna, invece, di cui vi parlo è Olympe de Gouges. Un personaggio chiave appunto all'interno della Rivoluzione francese in quanto autrice nel 1791 della Dichiarazione Universale dei diritti della donna e della cittadina. Olympe de Gouges nasce in provincia, si sposa giovanissima, resta vedova giovanissima, è piuttosto delusa dall'esperienza matrimoniale, sua è la citazione sul matrimonio come tomba della fiducia e dell'amore, e poi si sposta a Parigi, dove inizia a frequentare dei salotti letterari. E in particolare si avvicina all'ambiente della Gironda. Olympe de Gouges è girondina, questo naturalmente le suscita molte antipatie a livello politico in una fase in cui i girondini stavano per essere epurati. Lei addirittura si schiera contro la morte del re, lei si propone di difendere il re e celebra una sua affermazione nella quale dice che alle donne era consentito salire sul patibolo, quindi non capiva perché non dovesse essere loro consentito salire sulla tribuna. Non le consentono di salire sulla tribuna, non le consentono di difendere il re, in compenso finirà proprio sul patibolo. Nel giro di breve tempo, là nel 1793, molte delle donne di cui parliamo, muoiono nello stesso anno, appunto il 1793, tutte nello stesso modo, e lei appunto si avvia, a questa morte, dopo averci lasciato però un testo di una modernità sorprendente. Nella Dichiarazione Universale, dei diritti della donna e della cittadina, Olympe de Gouges si schiera a favore del divorzio. Propone la necessità del riconoscimento giuridico per i figli illegittimi, quindi nati fuori dal matrimonio. Addirittura suggerisce di creare un sistema di welfare per le donne rimaste vedove in giovane età, come era stato per lei. Ecco, io non mi definisco femminista, non è mia la tradizione del movimento femminista, biograficamente ho sempre avuto, diciamo, un certo timore nel darmi questa etichetta, ma non posso non riconoscermi ammiratrice dell'opera di Olympe de Gouges. Né il movimento delle suffragette né i movimenti femministi del Novecento avrebbero potuto raggiungere i risultati che hanno raggiunto se non fosse stato appunto per donne come lei.
Anche la seconda donna di cui parliamo era una girondina, sto parlando di Madame Roland, vera ispiratrice, diciamo, del movimento della Gironda, animatrice di un salotto letterario, anche lei appunto, intorno al quale ruotavano tutti gli intellettuali del tempo. Stava antipaticissima ad Antonin Marat, Robespierre. Marat l'aveva proprio definita Circe Girondina, per alludere, diciamo, anche alle sue arti magiche, in qualche modo, di affabulatrice. Anche lei muore sulla ghigliottina, sempre nel 1793. Si narra che mentre la stavano trasportando verso il patibolo, di fronte alla Statua della Libertà, disse: "A libertà, quanti delitti si commettono in tuo nome?" Madame Roland nasce borghese, quindi da una famiglia di media estrazione sociale, ma è una ragazza molto curiosa, molto intelligente, si appassiona ai classici, si appassiona moltissimo a Rousseau, che considera il suo autore preferito e la nuova Eloisa il suo libro preferito, fino a che non si sposa appunto con il visconte Roland, che pur nobile però è vicino alle posizioni del terzo stato. Madame Roland, per esempio, invece sarà assolutamente a favore della morte di Luigi XVI, del processo a Luigi XVI, che definirà la più grande, la più giusta delle misure. Questo però non basta a evitarle il patibolo, verso il quale appunto anche lei sarà mandata proprio nel momento in cui i girondini vengono epurati. Il marito addirittura si suiciderà pochi giorni dopo la sua scomparsa, e il suo corpo verrà gettato in una fossa comune al cimitero della Madeleine, dove era stata sepolta appunto anche Olympe de Gouges. Il prossimo personaggio è Lucile de Moulin. Lucile de Moulin, che è invece figlia di un militare. E anche lei appunto viene da un ambiente non ricco economicamente, ma culturalmente molto stimolante. Lei legge moltissimi libri, in particolare biografie, si appassiona alla figura di Maria Stuarda, che vorrebbe emulare, predice in maniera appunto un po' profetica la sua morte giovane, come quella di Maria Stuarda. Ha una cotta per Necker, come molti altri in realtà in questo momento, donne e uomini. E i suoi studi vengono, diciamo, arricchiti dalla presenza di un precettore, che è appunto de Moulin, che lei sposerà pochi anni dopo, appunto sposa il suo precettore. Testimone alle nozze di Lucille, e Camille sarà Robespierre, padrino anche del loro unico figlio, Horace. Questo, diciamo, è un elemento che ci fa capire anche dal punto di vista politico lo schieramento dei Moulin, che erano molto vicini alle posizioni giacobine. Nonostante questo, appunto, si arriverà anche in questo caso a un momento di rottura. Prima Camille e poi Lucile verranno accusati e imprigionati. Durante la prigionia di Camille, Lucile scriverà proprio una lettera a Robespierre chiedendogli di graziare il marito. Poi non è chiaro se la lettera non arriverà oppure lei stessa deciderà di non inviarla, proprio perché consapevole dell'impossibilità per Robespierre di concederle quanto chiedeva. Poco tempo dopo, anche lei è accusata di un'improbabile congiura delle carceri, non aveva fatto niente da questo punto di vista, ma il clima del tempo era questo, e verrà mandata appunto al patibolo. Felice in realtà di potersi in qualche modo ricongiungere con il marito. La loro, quella di Lucile e Camille de Moulin, è una delle grandi storie d'amore della rivoluzione. Morirà quindi appunto con questa consolazione, e verrà sepolta in un cimitero che si trovava nell'ottavo arrondissement, non ricordo il nome in questo momento, che era stato costruito apposta per inumare appunto coloro che venivano ghigliottinati. Quinto e ultimo personaggio, quinta e ultima donna, è Germaine Necker, l'unica delle donne di cui parliamo in questo video che non morirà sulla ghigliottina. Germaine Necker, è, come il nome suggerisce, appunto la figlia, del ministro, delle finanze di Luigi XVI, Jacques Necker. Quindi, come potete immaginare, nasce e cresce in un ambiente culturalmente molto stimolante. Frequenta filosofi intellettuali, uno su tutti Benjamin Constant, che è appunto il suo punto di riferimento. È molto vicina alle idee della rivoluzione, e questo fa sì anche che sia vicina a Napoleone in una prima fase del suo percorso intellettuale, che inizialmente vede appunto come erede di determinati
valori, ma non sarà così, nel senso che a Napoleone Germaine Kehr sta antipaticissima, detesta alcuni suoi scritti, in particolare lo scritto dell'Alemão, quindi sulla Germania, in cui lei teorizza come lo spirito tedesco sia romantico, a differenza di quello italiano, invece che è molto legato al mondo della classicità. È famoso un incontro, insomma, tra i due in cui Germaine Kehr domanda a Napoleone chi sia secondo lui la donna più meritevole e Napoleone pare le abbia risposto quella che fa più figli. Ecco, questo segna un pochino anche la distanza culturale tra i due. Germaine Kehr quindi andrà in esilio, lavorerà appunto soprattutto dalla Svizzera, che è poi il suo paese d'origine, sposerà un ambasciatore svedese, De Stael. Infatti, probabilmente qualcuno di voi conosce Germaine Kehr col nome di Madame De Stael. È quella stessa Madame De Stael che si inserirà nel dibattito italiano, sulla poesia classica e romantica, prediligendo sicuramente appunto quella romantica. Quindi, il romanticismo. La figura di Germaine Kehr è importante perché ci fa capire come culturalmente dalle ceneri della rivoluzione nasca una nuova epoca, anche dal punto di vista culturale, che è quella romantica. Germaine Kehr morirà nel 1817 nel modo forse più romantico possibile, vale a dire accasciandosi durante un ballo.